Amici di Classic Garage, un cordiale benvenuto da parte di Carlo Braccini. Questo è il nostro programma, l'unico programma italiano di approfondimento dedicato al mondo dell'auto e della moto classica ed epoca. Siamo all'Automoto TV Club, porta il nostro nome, presso il Classic Garage di Roma, un importante centro restauro, automoto, centro documentazione, clubhouse, insomma un posto, come vedete un po' dalle nostre immagini, davvero incredibile, con degli oggetti straordinari e tanta, tanta passione. Vi presento subito i nostri ospiti, puntata dedicata a Ferrari, ma in una chiave un po' particolare. Qui vicino a me c'è Mimmo Leone, volto arcinoto di Automoto TV, preparatore, appassionato di Ferrari, insomma, veramente un punto di riferimento per tutti gli amanti delle rosse. Benvenuto Mimmo. Salve a tutti. E poi saluto e ringrazio per essere qui con noi Luigi Agosta del Forte, ho detto bene, sì, grande appassionato di Ferrari anche lui, lo ricordiamo, attivissimo socio del Club Ferrari Passione Rossa, con il quale Automoto TV collabora da tanto tempo, e approfitto per salutare il presidente Fabio Perone, che oggi è impegnato in uno dei suoi tanti raduni di questo club davvero attivissimo. Bene, Luigi e Mimmo Leone, l'argomento di oggi è Ferrari, naturalmente, come si può chiaramente capire dalla vostra presenza qui a Classic Garage. C'è una vera e propria, qualcuno l'ha definita boom, qualcuno dice, parla di una bolla, cioè i prezzi delle Ferrari classiche ed epoca, ma in qualche caso anche di quelle più recenti, sono letteralmente schizzati alle stelle nell'arco di pochi mesi, diciamo dalla fine dello scorso anno ad oggi, veramente in alcuni casi quotazioni raddoppiate. Citiamo un esempio della Ferrari Testarossa, l'ultima 12 cilindri centrale di Maranello, che è passata da quotazioni medie fino a dicembre-gennaio del 2015, quotazioni medie di 50-60 mila euro, a oltre 100 mila euro di quotazioni medie richieste oggi. Mimmo Leone e Luigi, è una bolla o è qualcosa invece di più concreto? Ma, comincia Mimmo. Secondo me, diciamo, non è una bolla. Queste macchine hanno raggiunto le quotazioni che meritano, perché la crisi che è avvenuta, diciamo, mondiale, aveva portato un po' a un ribassamento eccessivo dei prezzi. Macchine importanti, come tu hai citato prima, esempio la Testarossa, aveva delle quotazioni ridicole. Una macchina di un'importanza così, diciamo, per il mondo dell'automobilismo, per la Ferrari, costava 50.000 euro. Oggi è giusto che un modello di quelli deve essere valutato per quello che è. Quindi tu hai detto 100.000, ma io ti dico che alcuni modelli hanno addirittura triplicato la quotazione, raggiungendo, per esempio, alcuni modelli del Testarossa, in base agli anni di costruzione, costano anche 150-160.000 euro. Secondo me non è una bolla, queste macchine hanno preso la loro quotazione, perché prima erano state troppo, diciamo, sottovalutate. Anche modelli piccoli, diciamo le 208 Turbo o le 328, hanno raggiunto quotazioni importantissime. Parliamo per un 328 di una quotazione di oltre 100.000 euro, di un 200. Devo ricordare che a gennaio si pagava 50-60.000 euro? A dicembre? Sì, quelle sono raddoppiate, le 328. Anche i 208 Turbo, sia versione prima serie o intercooler seconda serie, hanno raggiunto quotazione di 70.000 euro, e prima, come dicevi tu, valevano 6-7-8 mesi fa, si pagavano 30.000. Luigi, sei d'accordo con questa visione? Direi di sì. Sono molto d'accordo sull'analisi che ha fatto il grande Mimmo, consentetemi di dire quello che veramente penso, e se lo merita, ma vorrei aggiungere magari qualche altra considerazione. Non è una bolla, non penso che scoppierà e che ci sarà una corsa al ribasso. Cioè, i Testarossa a 50.000 euro, i 328 a 50 non li vedremo più. Assolutamente confermo, ma dobbiamo fare giustamente anche delle precisazioni. Innanzitutto sono soprattutto le auto degli anni, fino agli anni 80, quelle dell'era, diciamo, Enzo Ferrari, di quando il fondatore del marchio, della fabbrica e di questo mito, non da solo, ma comunque sicuramente la persona più importante che ha portato la Ferrari a essere un vero mito, hanno subito in modo particolare questa grande esplosione nell'aumento dei prezzi. Ha
ha subito a seguire anche le altre. Quello che io prevedo succederà è che questi prezzi difficilmente scenderanno, potranno stabilizzarsi, quello delle macchine, delle auto fino agli anni 80, ma subito a seguire stanno prendendo quotazioni anche le auto più moderne, quella dell'era non più Facciamo Enzo Ferrari. Facciamo qualche esempio, la 456. Guarda, la 456 è passata da 30.000 euro di richiesta sì. media del finito dello scorso anno a 45-50 di oggi. In sì, pochissimo tempo. E forse anche qualcosa di più. Un'auto e questo che come te lo spieghi? Non è d'epoca, non è considerata d'epoca, paga il bollo in molti casi. Allora in molti però casi è cresciuta paga in maniera il bollo, significativa. In realtà, preciso. Molte regioni paga il bollo. Esatto, preciso. La 456 è un po' un'auto a mezza strada, non è definibile d'epoca, ma nemmeno moderna. I primi esemplari, quelli prodotti diciamo a fine 93 e che era ancora versione GT, effettivamente sono ultra ventennali, però gli ultimi esemplari, quelli prodotti nel 2001, non lo sono. 2001. Certamente questo provvedimento finanziario, economico, fiscale che ha tolto l'agevolazione del bollo, cosiddetto bollo, chiamiamola tassa di circolazione più precisamente per le auto ultra ventennali, a qualcuno sembrava portare una discesa dei prezzi. Ecco, questo non è assolutamente avvenuto né per la 456, quindi per le 12 cilindri, ma nemmeno, men che meno per la 550. Io non so se avete visto un attimo la Maranello è raddoppiata, anche la Maranello, siamo allora, su 100.000 euro io di richiesta. La Maranello l'anno scorso, diciamo fine 2013, inizio 2014, la vedevo a 37-40, ma ti dirò anche a 25, anche a 25. Io 25 non l'ho mai vista, ma a 35 io sì. Io ho trattato personalmente e un po' me ne pento di non di rimpianti sì, siamo certo, pieni tutti quanti. Poi vi faccio una domanda cattiva a tutte e due riguardo questo, ecco però posso fare un'ultima cosa. Qui dicevo non solo le anziane ma anche le moderne, e poi c'è un aspetto fondamentale, veramente fondamentale: la corsa alla vendita all'estero. Dobbiamo abituarci, e questo mi dispiace, me ne rammarico, mi rattrista in una maniera incredibile, ma dobbiamo abituarci a vedere sempre meno Ferrari in Italia, sia modernissime, nuove, per ragioni varie, che se vogliamo ci vorrebbe una puntata intera. Esattamente, ma non è l'argomento, diciamo, clou di questa puntata, visto che siamo ospiti onorati di classe di garage, ma nemmeno le più anziane. Dobbiamo abituarci a vederne sempre meno, perché sono andate e continuano ad andare all'estero, un po' anche presi dall'entusiasmo di questo momento. Ci sono dei nostri colleghi collezionisti, definiamoli collezionisti, più o meno grandi collezionisti, che stanno cercando di vendere all'estero, con l'idea magari, un collezionista non compra mai per speculare. Qui non stiamo parlando della borsa, stiamo parlando di collezionismo di opere d'arte, mi consenti assolutamente d'accordo. Il collezionista, se vende, è perché racimola dei soldini. Però ci sono anche gli affaristi, i commercianti, sì, e il settore dell'auto d'epoca e del Ferrari, infatti, è molto caratterizzato anche da questi speculatori. Compra per racimolare ed investire ad acquistare di meglio. In questo momento, diciamo, i garagisti, gli autosaloni stanno un po' approfittando di questa situazione, e quindi ne vedremo delle belle, ma di sicuro le Testa Rossa, le 328, le 308 e così via, tutte le altre macchine. Adesso sta per scoppiare, e questo è una mia idea, anche il 355 sta andando su di prezzo, e il prossimo modello degli 8 cilindri con motore centrale sarà la 360. Ecco, vi interrompo un attimo perché devo fare la domanda cattiva, se no poi mi passa di mente. Allora, Luigi Agosta del Forte, Mimmo Leone, esperti, amanti della Ferrari, Mimmo un noto preparatore, Luigi con esperienze anche professionali di un certo tipo, e come mai non vi siete accorti con la Maranello a 35.000 euro, non 5 anni fa o 10 anni fa, ma pochi mesi fa era assolutamente da comprare e portarsi in garage? Perché non vi siete accorti da persone esperte
come siete e come dire, con una capacità anche di guardare appena oltre, che un testarossa a 50.000 euro se ne trovano anche a 45 qualche mese, non parliamo di anni, poteva essere un'occasione, perché portarsi in garage una vettura pagata 35 che vale 70 dopo 5 mesi o 50 che vale 100 supera ogni rendimento finanziario dei più ottimistici. Certo. E quindi era un affare. Mai anche voi non l'avete fatto o se l'avete fatto in maniera minore? Accetto assolutamente. Mimmo, tu che sei l'operatore del settore, dovevi riempire il garage di testa rossa. Allora, quello che dici tu è perfettamente, diciamo, la verità. È scoppiato talmente così, diciamo, rapidamente, violentemente, che ha preso di contropiede, anche noi di contropiede alla sprovvista. Tant'è vero che io ho tanti clienti che anche loro sono dei collezionisti, alcuni sono riusciti a capire un po' prima, diciamo, la bolla, la famosa bolla di quotazioni che è successa. Alcuni invece sono rimasti pure loro un po' così, perché troppo rapidamente. Parliamo... Tu dici, pensavi che ci sarebbe stato più tempo? Sì, perché infatti perché... tu mi consigliavi qualche mese fa, ricordo, di comprarmi un 208 Turbo, ne parlavo di un tuo cliente che l'aveva ristrutturata, tu mi hai detto prendila, se la trovi a 35, che era il valore corrente dello scorso anno, perché questa ne hanno fatte pochissime, altro elemento che indubbiamente influenza poi il prezzo, e andranno alle stelle. Però poi io non l'ho fatto, tu non l'hai fatto e Luigi non l'ha fatto. Beh, io accetto, tu hai fatto in tempo a prendere un bel pezzo. La domanda so. Provocatoria. Però uno potevi prendere di più. Io ho preso un 4,56 e un 3,28 e sono già contento. Avrei potuto fare di più. Beh, comunque, adesso noi parliamo di passione, ma rendiamoci conto che parliamo di incrementi del 100% in pochi mesi. Non c'è borsa, non c'è finanza, non ci sono derivati, con mezzi che comunque poi aumentano sempre il loro valore. Siete proprio sicuri però che non ci sia una speculazione, nel senso che sono convinto che un testarossa, anche se lo pago 100.000 euro, 120 oggi, nel tempo sarà un ottimo affare. Nel medio breve potrebbe però essere una bolla, e se è una bolla vuol dire che se lo compro a 100, 120 oggi, magari tra 6 mesi, un anno vale qualcosa in meno. No. Se mancano nuovi acquirenti, questo è un punto di vista che qualche commerciante comincia a indicare come possibile. Cioè, adesso c'è stata questa bolla, i prezzi sono cresciuti enormemente in pochissimo tempo, il mercato estero ha assorbito molto, però poi le vendite a questi prezzi potrebbero fermarsi, e a quel punto io in casa un testa rossa che non vendo, magari calo il prezzo. No, secondo me no, adesso le quotazioni si stabilizzeranno. Però per alcuni non cresceranno più, non cresceranno in una maniera così violenta. Non penso neanche che cresceranno tanto di più. Però in tutti i casi è sempre il mercato Ferrari. Tu sai che ha subito nell'arco del tempo valutazioni importanti. Ricordo per esempio l'epoca in cui è morto Enzo Ferrari, le quotazioni schizzarono alle stelle. Poi però sono scese. Poi sono scese. Quindi, poi sono c'è risalite. Il rischio dell'elastico. Sì, però adesso diciamo che secondo me le quotazioni dovrebbero rimanere abbastanza costanti. Queste quotazioni alte comunque sono state ottenute perché l'estero ha avuto tanta richiesta per le Ferrari. E anche perché, per esempio, tu andavi a Padova, alla fiera, e vedevi delle macchine che in base al mercato erano molto più alte come prezzi, però alla fine le vendevano, quindi automaticamente pure i proprietari che inizialmente pensavano di chiedere di meno, vedendo che a una fiera di avendo un confronto con il mercato estero, sicuramente parla all'Europa, tedeschi, olandesi compravano a prezzi più alti, mano a mano questi prezzi sono saliti. Bene, dobbiamo dare lì la regia adesso, ma rimaniamo naturalmente in tema di Ferrari classiche, perché andiamo a vedere, proprio a proposito di Ferrari testa rossa, un giro che abbiamo fatto con il club Passione Rossa a bordo di una splendida testa rossa dei primi anni 80 con René Arnoux. È un'occasione per raccontare questa vettura che è stata veramente la Ferrari simbolo degli anni 80. Io ho sempre avuto una grandissima ammirazione sulla gente che sono sui club Ferrari Italia, nel senso che sono gente che spingano anche i piloti attraverso la loro passione. Bisogna dire che quando sei seduto dentro la Ferrari in Formula 1 alla partenza di un gran premio,
tu sai benissimo che dietro c'è tanti appassionati come te che seguono il Gran Premio, che hanno voglia di vedere la macchina, il pilota, la squadra vincente che vince il Gran Premio. E questo è sempre stato anche lì una grande emozione, nel senso che sai benissimo tutta questa potenza dei tifosi italiani che ti seguono e che sono dietro di te. E per me è l'unico paese dove tu, quando guidi per la Rosso, per la Ferrari, hai questa emozione, sensazione che trovi in ogni appassionato della Ferrari. È sempre stata un'emozione quando salivo che vedevo il cavalline sul volante, però poi le macchine che a quell'epoca lì si poteva andare un po' sulla strada, e mi sono anche divertito molto, perché ha un gran motore elastico, bello da guidare, puoi anche andare in città, non è fatto per quello, però è anche facile da parcheggiare, da andare in città col motore, come dicevo, molto elastico. Poi quando sei sulle strade, sia in montagna o sull'autostrada, la macchina spinge veramente tanto, ha tanto da dare. Vedo sempre questo entusiasmo della gente, che non ha limite. Ci sono delle cose che hanno dei certi limiti. La Ferrari non ha limite nell'entusiasmo, nel pensiero della gente, la vogliono vincendo, che la seguono. René ha finito il suo breve giro romano, non ha resistito insomma alla tentazione di provare ancora l'emozione della rossa per eccellenza dei suoi anni da ferrarista. Allora, abbiamo visto la testa rossa attraverso questo giro per Roma con il grande René Arnoux. Mimmo Leone, tu che le Ferrari le ripari, le prepari, insomma, sì. Testa rossa è un motore 12 cilindri, c'è la famosa bestia nera delle cinghie Ferrari, come funziona? La manutenzione è molto costosa, quindi attenzione, si sono fatti degli ottimi affari con Ferrari, acquistandole bene, adesso mi sembra un po' più complicato, ma la manutenzione va fatta anche se la vettura sta ferma. Certo. È un po' un paradosso? Le cinghie di distribuzione su quel modello lì del testa rossa vanno a far parte della quotazione dell'auto, perché intervenire, bisogna smontare il motore, fare un tagliando importante con la cinta di distribuzione, pompa dell'acqua e tutto, bisogna smontare il motore a un prezzo molto elevato. È una delle Ferrari più costose per la manutenzione. Vogliamo dire, dare un'idea al pubblico, perché si sente di tutto quando si tratta di tagliandi Ferrari. Testa rossa, che è uno dei tagliandi più costosi, quanto si può pagare tagliando cinghie complete? Tirare giù il motore e cambiare le cinghie. Tirare giù il motore, cambiare le cinte. La cinghia in sé costa pochissimo, sì. Un pezzo di gomma. Sì. Però calcola che un tagliando completo implica la sostituzione di tutti i che sono liquidi, cinte, cuscinetti, pompa dell'acqua, paraogli. Diamo un'idea giusto. Un'idea intorno ai 5-6 mila euro. 5-6 mila euro, sì. E attenzione, va fatto a che chilometraggio? Allora, adesso hanno cambiato il tipo di cinte. Dopo tanti anni la Ferrari ha cambiato il materiale. Che la casa dice 2 anni. La casa diceva 2 anni, adesso hanno raddoppiato sia il chilometraggio, che non raggiunge mai nessuno, perché queste macchine non è che camminano molto, però arrivano a 4 anni. Quindi anche se io non uso la mia testa rossa e la lascio in garage per 4 anni, ogni 4 anni ho questa manutenzione obbligata che mi costa 5-6 mila euro. Rischia, anzi, qualcosa che va tenuto. Forse peggio. Forse se tu la tieni ferma rischi danni maggiori. Esempio, all'atto dell'accensione, dove le cinghie della distribuzione prendono, diciamo, la massima trazione perché devono accendere il motore, rischi la rottura all'atto dell'accensione, con danni che non ti sto qui a dire sul motore, danni spaventosi. Ecco, Luigi, adesso abbiamo visto che le quotazioni sono schizzate, dovrebbe essere il momento, in attesa che il mercato si stabilizzi, per non comprare, o è ancora il momento di comprare le Ferrari che si sono già molto rivalutate, come i 308, i 328, la testa rossa? No, allora tu che faresti oggi? Io in questo momento non comprerei, a meno che mi rivolgo a dei modelli particolari che forse ancora possono essere appetibili. Faccio degli esempi: la serie 208. La serie 208
tutta, dal carburatori al primo turbo all'intercooler, sia nella versione chiusa che nella versione, diciamo, targa, la GTS, sono ancora macchine che non hanno ancora, diciamo, perdonate la ripetizione, ma raggiunto il massimo livello di crescita. Per una ragione molto semplice, se vi ricordate erano auto nate alla fine degli anni 70, inizio anni 80, nella linea Ferrari, per controbilanciare l'IVA al 38% per le auto superiori alle 2000 cilindrata. Quindi la Ferrari, per il mercato specificamente italiano, perché questa normativa all'estero era... non aveva senso. Quindi adesso che sta succedendo? Che si stanno appassionando anche i belgi, gli olandesi, li abbiamo già citati precedentemente nel corso della trasmissione, i tedeschi, inglesi. Ma quello che ancora, qui ritorno un po' anche al discorso della crescita dei prezzi, e del fatto che questa bolla non scoppierà, a mio avviso, sempre a mio avviso ovviamente, è che stanno cominciando ad appassionarsi a questa tipologia di modelli, diciamo, medio-anziani, anche paesi che fino ad oggi non esistevano. Mi riferisco al mercato asiatico. Il Giappone, la Cina, sta cercando le auto... E le viene a prendere qui in Europa. E dove se no? Con il mercato americano. Quindi si sta aprendo un bacino di mercato potenziale incredibile, e molti salonisti lo hanno capito, e ci sono oramai tantissime realtà di persone, diciamo, quelli che cercano le auto, che poi andranno a finire nel mercato asiatico. Ecco, ma 208, ecco, quindi, però è già molto quotata, quotazioni di un 208 turbo sono già arrivate a 60-70 mila euro. Sì, addirittura la Dino 208 e 308, certo, la famosa Dino di Bertone, la 2 più 2 dei primi anni 70, universalmente considerata la Ferrari più brutta della storia fino a qualche tempo fa, adesso è stata rivalutata non solo nell'estetica, che poi così brutta non era, ma anche nelle quotazioni. Un Dino 308 GT 2 più 2, parliamo GTB 2 più 2, sì, parliamo di una vettura del 74-75, oggi viene quotata tra i 60 e gli 80 mila euro la Dino GT4, che era una vettura che veramente non la voleva nessuno. Non era neanche una Ferrari per alcuni. La Ferrari 400, sì, ancora prima la 365 degli anni 70, la linea di Pininfarina un po' controversa, molto squadrata nella parte anteriore, aveva quotazioni ridicole per un 12 cilindri, era la vettura personale di Enzo Ferrari, quindi comunque aveva un posto nella storia. Oggi è schizzata alle stelle, soprattutto in virtù del massiccio acquisto da parte di mercati esteri. Sì, quindi quali sono le Ferrari che oggi potresti ancora comprare? L'unica che è quotata poco è la 348. Dire che la 348 troverà... fa la stessa fine delle altre? Sì. Perché non c'è stata una Ferrari che non ha fatto questo, come dire, questo percorso. Quelle brutte... No, anche no, le brutte, come la Dino, la Mondial, la Cabrio è già partita. Sì, volevo parlare la Coupé, che è considerata il brutto anatroccolo di Ferrari, e oggettivamente è brutta la Mondial Coupé, a differenza della Cabrio, su cui Pininfarina ha fatto un lavoro eccellente, finirà anche lei a essere, sì, protagonista? Più che brutta, no? Direi meno bella. Beh, c'è un padiglione comunque, molto sproporzionato. Perché comunque le Ferrari sono tutte belle. Qualcuno mi chiede qual è la Ferrari più bella al mondo. Io ho inventato un piccolo slogan, sono orgoglioso. La Ferrari più bella al mondo è quella che possiedi. Io ho anche posseduto la Mondial, è stato il mio, diciamo, entry point nel mondo della Ferrari. Ecco, per chi è appassionato, vuole entrare nel mondo della Ferrari, e quindi non lo fa né per speculazione né per collezionismo, oggi come oggi consiglierei due modelli. Il Mondial o la Mondial, la prima dell'annuncio diceva il grande Vate, no? L'auto è femmina. Ecco, la Mondial. La Mondial. E la 348. Con, sì, la certezza, pagandole circa 20-25 la Mondial Coupé, circa 30-35 la 348 nel migliore dei casi, con l'assoluta, Luigi, dobbiamo dirlo, certezza che questi valori cresceranno molto. Assolutamente sì. Già entrambi i modelli si sono valutati almeno di 5.000 euro negli ultimi 3-4 mesi. Oggi chi cerca una Ferrari di quei due modelli ai prezzi che hai detto deve sbrigarsi comunque, deve assolutamente sbrigarsi,
perché dobbiamo riempire i garage. Penso che pressoché prestissimo, per avere un 348 anche TB, anche delle prime serie, vale a dire l'89-90, che poi avevano avuto qualche problemuccio, poi risolto, eccetera, eccetera, vero Mimmo? Sì. Non basteranno 40.000 euro, ma molto presto, prima della fine dell'anno. Questa, vabbè, è una mia previsione, saremo qui a vedere se mi... Bene, vi devo fermare un attimo perché dobbiamo dare la linea alla regia per andare a vedere un contributo che però sono sicuro vi interesserà molto. Questo contributo non riguarda direttamente Ferrari, o meglio riguarda Ferrari attraverso il racconto del nipote di Fabio Lamborghini, il nipote del grande Ferruccio Lamborghini, che ci racconta proprio dal vivo, dalla sua stessa voce, un'esperienza che ovviamente è un racconto che a sua volta gli ha tramandato il famoso zio, su come è nata la rivalità, la acerrima rivalità in campo automobilistico tra Ferruccio Lamborghini ed Enzo Ferrari. Non è una leggenda, è pura verità. Vediamo insieme il servizio. Adesso Lamborghini ha le finanze per poter permettersi di comprare le Gran Turismo più belle del mondo e le vuole provare tutte. Per cui acquista la Jaguar, la Maserati, l'Aston Martin, le Ferrari, perché ne prenderà addirittura due, primi anni 60. Macchina bella e bellissima, era il top al mondo, il desiderio di molti, ma qualche problemino, la frizione deboluccia. Portata a Maranello, perché appunto si era bruciata la frizione, ripresa a casa, dopo non tanto tempo si ripresenta il problema. Mio zio ovviamente non è soddisfatto, perde un po' fiducia nei meccanici Ferrari, decide di risolversi autonomamente il problema della frizione. Da esperto conoscitore meccanico realizza che la frizione non è idonea per quella potenza di quel motore, sottodimensionata, e allora la sostituisce. Ma cosa ci mette al posto della frizione della Ferrari? La frizione di un trattore Lamborghini. Bella, robusta e decisa, e il problema viene risolto brillantemente. Con la Ferrari modificata mio zio va a Maranello e al cospetto del grande Enzo gli spiega amichevolmente la modifica. Ingegnere, se fa come ho fatto io, tutto bene, nessun problema. Non voleva soldi, collaborazione tra industriali. La Ferrari quasi si arrabbia. Ferrari non è contento che un contadino che costruisce il trattore ha modificato la meccanica del Gran Turismo più importante del mondo. Però Ferrari non è stupido, gli dice: oh, questo signore ha avuto una buona idea, ma non gli vuol dare la soddisfazione, e allora si inventa una scusa. Lamborghini, il problema non è la frizione, è lei il problema. Lei non è bravo a guidare la Ferrari, lei mi rompe la frizione. Ma con Ferruccio Lamborghini, che di meccanica ne sapeva tanta, non passa. Mio zio non si scompone, replicherà dicendogli semplicemente: bene, nessun problema per me, che non comprerò più le Ferrari, adesso a supercar me la faccio io, così andrà bene come piace a me. Arrivederci. In soli 6 mesi mio zio si butta a capofitto, vuole dimostrare a Ferrari il contrario, che non è un semplice contadino costruttore di macchine agricole, e costruisce in tempo di record la fabbrica. E nell'ottobre del 63 all'inaugurazione non solo fa vedere ai giornalisti convocati e gli invitati la fabbrica, ma già a sorpresa presenta la sua prima supercar costruita in grande segreto alla Trattori di Cento, in un'ala riservata. Qui parte la sfida al grande Enzo Ferrari. Si chiama 350 GTV, come potete vedere ha un design assolutamente futuristico, sembrava una macchina arrivata dallo spazio. Motore ovviamente anteriore, come tutte le Gran Turismo dell'epoca. Che motore ci mette Lamborghini? Un motore fatto da lui e i suoi collaboratori. Quanti cilindri? Beh, sfidando Ferrari che fa il 12, anche Lamborghini si fa il suo 12 cilindri. Gli riesce molto bene, ma non viene prodotta questa vettura perché poi gli sorge un dubbio: ma forse l'ho fatta troppo futuristica, forse non viene capita da che soldi per comprarla, non vuole sbagliare la sua prima Gran Turismo, e allora decide di fare un restyling con la collaborazione della carrozzeria Touring di Milano, e da questo prototipo, mantenendo il 90% il design e i volumi, nasce questa. Quindi dal 64
Le prime Lamborghini si potranno acquistare in questa conformazione estetica. Prima col motore, come avete visto, 3.512 cilindri, nel 66 mantenendo lo stesso design, motore più potente 4.000, per cui la vettura si chiamerà 400 GT. Bene, eccoci tornati qui in studio a Classic Garage. Luigi Agosta Del Forte e Mimmo Leone. Avete visto le origini della rivalità, della grande rivalità tra Ferruccio Lamborghini ed Enzo Ferrari. La conoscevate questa leggenda? Sì, sì. Che poi abbiamo visto è realtà. Sì, 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 la conoscevamo. Sì, sì. Famosissima. Bene, e il vostro rapporto col mondo Lamborghini? Lamborghini, devo dire che io ho avuto occasione di riparare Lamborghini d'epoca, devo dire che erano macchine onestamente fatte col cuore, se me posso esprimere il mio personale parere. Lamborghini di oggi sono molto tedesche. Beh, perché sono Audi. Con Audi tantissime tecnologie. Hanno perso, funzionano benissimo, certo il fascino Lamborghini era tutt'altra cosa. La vera Lamborghini degli anni 70. No, a parte la Miura, però esistono pure altri modelli che avevano il loro fascino dovuto pure al creatore, a chi l'ha pensato, al grande Ferruccio Lamborghini. Si vede era veramente un personaggio geniale, capace con le proprie mani di fare qualunque cosa. Io ti devo dire che io ho massima stima per Enzo Ferrari, che non è intoccabile, però vicino ci metto Ferruccio Lamborghini, perché era un genio. Ferrari si è occupato di automobili. Ferruccio Lamborghini ha spaziato un po' in tutte... E le ha costruite con le proprie mani, mentre Ferrari è stato un aggregatore di genialità, mentre in realtà Ferruccio è stato proprio il motore anche proprio nel disegno delle proprie cose. Noi siamo stati al museo Lamborghini e io sono rimasto estasiato, non neanche lo sapevo, cioè che Lamborghini ha progettato lui, ha realizzato un elicottero. Dai condizionatori agli elicotteri passando per gli offshore. Veramente il genio della meccanica. È veramente... un genio. Ferrari era molto più concentrato sul mondo dell'automobile. Luigi, il toro è lontano dal cavallino nella percezione mondiale, anche se ovviamente è un brand straordinario, però è così inarrivabile il cavallino? Il toro? Parlo di brandness, parlo proprio di percezione dei valori. Penso di sì, perché comunque c'è una cosa molto importante. Dietro il cavallino rampante c'è un passato soprattutto le corse. Di corse. Che Lamborghini ha fatto in maniera molto... Assolutamente, così, molto inferiore. E comunque piuttosto recente. D'accordo, c'è il campionato monomarca, c'è la partecipazione della Lamborghini al campionato diciamo GT, GT Cup, GT3, ma... Non credo. Ma come prodotto, come supercar Lamborghini? Il prodotto supercar è assolutamente... È paragonabile al prodotto Ferrari? Sì, sì, sì. Non, possiamo andare a discutere sull'aspetto, diciamo, di emozione, che vabbè, chiedere a un appassionato Ferrari questo aspetto ovviamente ti dirà che è inarrivabile, ma dal punto di vista del prodotto... direi che le Lamborghini di oggi, le Lamborghini moderne sono affidabilissime, hanno prestazioni. In questo momento non arrivano al livello del 458 il Gagliardo e la Huracan, non arrivano, si avvicinano molto, direi assolutamente. Bene, lasciamo il mondo Lamborghini e torniamo a occuparci di quello Ferrari, a cui è dedicata questa puntata di Classic Garage. Un contributo della regia, andiamo a vedere pochi giorni fa cosa è successo al Tour de France automobilistico, una rievocazione storica molto importante per il mercato francese, dove Ferrari ha colto l'occasione per presentare ancora la nuova 488. Francia e la Ferrari. Un amore nato probabilmente negli anni d'oro del Tour de France Automobile, una delle corse su strada più famose del passato, disputata fino al 1986. La Ferrari lo vinse più volte negli anni 50 e 60. La gara alternava prove di velocità in pista e in salita a lunghi trasferimenti.
Nel 1992 il Tour Auto, così si chiama oggi, divenne una classica delle corse riservate ad auto storiche, riscuotendo grande successo anche presso i collezionisti di Ferrari. Quest'anno al Via Parigi, alla presenza di Jean-Éric Vergne, collaudatore della stessa Ferrari in Formula 1, e dell'ex pilota Jacques Lafitte. La Ferrari ha presentato la nuova 488 GTB, ultima sua nata ad essere equipaggiata con un motore V8, un 3902 cm3 sovralimentato capace di 670 cavalli. Al Grand Palais, ospiti e giornalisti hanno potuto ammirare la berlinetta della casa di Maranello, accanto a Ferrari straordinarie del passato e del presente. Partiti da Parigi, i concorrenti della 24esima edizione del Tour Auto hanno percorso in più tappe 1900 km, attraversando città come Vichy, Clermont-Ferrand e Tolosa, e mettendo le loro vetture alla prova su circuiti come Magny-Cours, Pau e Albi. Alla manifestazione hanno preso parte una settantina di Ferrari. Le storiche, come la straordinaria 250 GTO, alcune 275 GTB e la 308 GTB da rally, hanno partecipato alla competizione vera e propria, mentre vetture della gamma più recenti, come la F12 Berlinetta, la Ferrari, la California T e la 458 Speciale, hanno fatto da variopinto contorno, suscitando entusiasmo presso il pubblico che ne ha seguito il passaggio. La 24esima edizione del Tour Auto, all'insegna del cavallino rampante, si è conclusa sulla Costa Basca a Biarritz. Allora, approfittato di questo filmato in cui grande protagonista, oltre alle Ferrari classiche, era la 488, per introdurre un argomento legato alle Ferrari più attuali. Abbiamo parlato di quotazione alle stelle per quasi tutti i modelli delle Ferrari classiche, e quelle che non hanno beneficiato di questo boom arriveranno presto. Abbiamo dato anche qualche consiglio per chi volesse approfittare e portarsi a casa un 348 o una Mondial. Che succede invece, Luigi, con le Ferrari, diciamo, moderne? Penso alle quotazioni di una Scaglietti, che sono comunque tutto sommato ragionevoli, non hanno avuto nessun incremento particolare. Penso a, per esempio, invece alla grande protagonista dell'ultima fase, del grande sviluppo recente di Ferrari, che è un modello iconico come la 360 Modena, la Ferrari che ha cambiato la Ferrari, che si trova adesso a quotazioni anche inferiori ai 40.000 euro, o comunque intorno ai 40.000 euro. Che succederà? Scenderanno ancora, continueranno a scendere fino a che poi anche loro beneficeranno della risalita propria dei modelli che diventano classici o che si avvicinano a diventare classici perché non hanno ancora l'età? È difficile orientarsi. Scenderà ancora una Scaglietti, no, per esempio, o è il caso di cominciare a pensarci? C'è l'altro problema grosso, è che queste vetture pagano un bollo molto, molto pesante, sì, certo, quindi questo incide anche poi sulla loro rivalutazione. Certo. È quello che scoraggia oggi ad acquistare queste macchine che sarebbero perfette. Cioè una Scaglietti, per chi vuole avvicinarsi al 12 cilindri 2+2 Ferrari, 540 cavalli. Si trova a 50.000 euro. Sarebbe anche una macchina perfetta, però chiaramente 540 cavalli tradotti in kilowatt e tradotti in superbollo del buon Monti scoraggia tantissimo un potenziale acquirente italiano. Lo stesso discorso vale per il 430, vale per il 458 e per il 360. E qui arrivo alla tua osservazione. Hai detto scenderanno? No, hanno smesso di scendere, perché il 360, ti faccio notare che nel 2013, già a fine 2012, ma in tutto l'arco del 2013, si trovava a 30.000 euro. Io credo di... Io 30.000 euro sinceramente non l'ho visto. Il concessionario, a livello di prezzo di prima richiesta. Il concessionario lo ritirava a 30.000 euro. Sì, lo ritirava. E personalmente ne ho... So che ne hai trattato uno. Ne ho trattati... A prezzi vicini. Ti sei naturalmente pentito? No, era per me un momento di sai, ci sono nell'appassionato dei momenti in cui ti innamori di un'idea, ma come spesso gli innamoramenti hanno una curva di salita elevatissima e poi crollano. Io volevo ritornare al 360, questa è la ragione per cui... Diciamo che ti ronza. E non escludo che succeda, certo. Devi tenere conto del fatto che
una 360, anche se oramai sai che il pagamento del Superbollo è graduale. All'inizio, quando la macchina è nuova, è al 100% di quanto previsto da legge, cioè i 20 euro a ogni kilowatt eccedente, oltre 185, ma poi dopo 5 anni scende al 60%, dopo 15, dopo i 10 scende al 30% e dopo i 15 al 15%, per annullarsi, dopo i 20. Se interpreto bene le normative, che alle volte non sono chiarissime, per annullarsi quando l'auto diventa ventennale. E quindi uno che si vuole avvicinare al 360 deve comunque tenere in conto che deve pagare un centinaio d'euro oltre i 1.100 euro circa di bollo, di tassa di circolazione normale, più un super bollo che può essere un totale di circa 2.000 euro. Però tu dici le quotazioni hanno smesso di scendere. Hanno smesso di scendere, sì. A mio avviso, quindi chi aspettava che scendessero ancora, forse è il caso che si decida. Sì, a mio avviso chi vuole una 360, perché comunque è interessato alla macchina, al modello, e non gli pesa quel vincolo fiscale che ho appena citato, deve oggi cercarla in fretta e acquistare una 360 ovviamente in buone condizioni, a 50.000 euro, e uno Spider anche oltre 55. Mimmo, per chi tenta questa avventura, non solo per la 360, ma in generale abbiamo parlato anche di Mondial, cioè il primo Ferrari, prima che i prezzi diventino impossibili anche per queste vetture qui, una raccomandazione dal punto di vista meccanico: guardare le cinghie, trovare un meccanico di fiducia, raccomandarsi l'anima. Qual è il segreto per non... Allora, il segreto perché ci sono dei rischi in agguato, certo. Quando si parla di Ferrari, spendere molti soldi, sì, è facilissimo. Il segreto è uno solo, caro Carlo: bisogna far controllare la macchina o presso una concessionaria o presso un meccanico che ripara queste macchine, che le conosce, che la può controllare e fare uno stato d'uso preciso, che ti dice già a quali spese tu vai incontro. Perché se uno compra una Ferrari, non conosce le macchine, tu capace che compri un Mondial a 30.000 euro, ti sembra un affare, poi a 10.000 euro di lavori da fare. Ecco, la presenza del famoso book service, il libretto, conta o è una letteratura? Ma il book service conta, per esempio, per quelli all'estero... Posto che non sia falso. Certo, per le vendite all'estero è di vitale importanza. Ma qui in Italia, sì, è importante, però diciamo che se la macchina è stata... ha effettuato una manutenzione presso un'officina conosciuta che ripara queste macchine. Quindi parlare anche col riparatore è importante. Parlare con il riparatore va bene uguale, insomma, basta che insomma sia curata. Questo è il mio consiglio personale. Bene, e siamo giunti alla chiusura di questa puntata dedicata al mondo Ferrari. Naturalmente torneremo poi a parlare di Ferrari anche qui a Classic Garage e in altre occasioni, perché insomma, la storia dell'automobile non può prescindere veramente da questo marchio straordinario di Automoto TV, anche attraverso la collaborazione col Club Passione Rossa. Vedete che molto spesso ci occupiamo proprio del mondo Ferrari, cercando di raccontarvelo anche attraverso spigolature, punti di vista, le cose anche meno conosciute, che però veramente sono importanti per gli appassionati. Ringraziamo i nostri ospiti, Mimmo Leone qui vicino. Grazie a me, a voi. E all'estremità Luigi Agosta Del Forte, appassionati del mondo Ferrari e entrambi membri del Club Passione Rossa. Da parte di Carlo Braccini è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che stiamo trasmettendo Classic Garage da Classic Garage Roma, che adesso si chiama Automoto TV Club, è una clubhouse, un centro restauro di auto e moto, un posto, un centro di documentazione, un posto veramente dove gli appassionati possono trovare tutto quello che desiderano per quanto riguarda la propria passione appunto verso l'auto e la moto d'epoca. Se avete suggerimenti, richieste, volete chiederci qualcosa o sottoporci qualcosa, potete trovare tranquillamente scriverci a club@automototv.it. Vi ricordo che questo programma va in onda su Automoto TV H24, la TV dei motori di Sky, canale 148, ma da quest'anno potete seguirci anche in streaming live sul tablet, sul computer, sul telefonino, addirittura su www.automototv.it. Grazie da Carlo Braccini e appuntamento alla prossima settimana. We'll be right back.